Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Risultato straordinario. Avevamo chiesto che le imprese che prendono soldi pubblici non delocalizzino all'estero la produzione, perché sennò sarebbe veramente una presa in giro per i nostri cittadini, i nostri lavoratori. Gli diamo i soldi dei contribuenti e questi vanno all'estero per produrre. Neanche questo né la governo né la maggioranza ha voluto accettarlo. Abbiamo avanzato perciò una proposta, a nostro avviso interessante, che prende le mosse da sperimentazioni già avviate positivamente dalla Regione Lombardia. Il nostro emendamento, respinto in commissione dal Governo e dai relatori senza alcun approfondimento, propone di riconoscere alle Regioni il compito di individuare un elenco di aree industriali dismesse da destinare all'insediamento di nuove attività produttive. Chiedevamo di anticipare di qualche mese l'entrata in vigore delle norme per quanto riguarda il finanziamento dei nuovi macchinari, impianti e attrezzature per le piccole e medie imprese. Sembrava anche un qualcosa che potesse mettere in moto l'economia, soprattutto di queste, però vedo che non c'è stata attenzione. Grazie. Ci troveremo a sentirci dire che il governo pone la fiducia e quindi le opposizioni, caro Presidente, non avranno nemmeno l'opzione di poter votare quel pochissimo di buono e che hanno potuto inserire in questo provvedimento, perché la fiducia è un atto meramente politico. Per voi è in realtà qualcosa che serve forse secondo voi, non secondo noi, agli italiani? O è un modo per superare la criticità di un momento in cui le varie anime dei partiti di maggioranza si confrontano, chi pensando ai congressi, chi pensando alle successioni? È lo stesso governo che un giorno, per bocca di un suo ministro, annuncia agli imprenditori che l'intenzione è quella di sostenere la ripresa economica del paese. E che poi, in linea con quanto proclamato, non trova di meglio che aumentare gli anticipi dei versamenti delle tasse di novembre per coprire finanziariamente il previsto aumento dell'IVA. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.